Oggi, sia pure in maniera un po' sintetica, prima andiamo a vedere gli integrali inclinati, cos'è una forma differenziale, integrali inclinati, una forma differenziale, e dopodiché andiamo a fare un po' di esercizi per questo corso. Quindi rinunciamo alle forme di Gauss-Green anche in questo caso, facciamo qualche esercizio. Allora, cos'è una forma differenziale? Allora, do prima una scrittura formale. Io ho A un aperto di Rn allora una forma differenziale omega di x si scrive in maniera formale così: somma che va da 1 a n a con x e x con n. Dove a con x è una funzione da Rn, anzi da a aperto di Rn a valore di n, che sia almeno un classe C0 uguale. Allora, ci sono queste dx con i. Dx con i sono le proiezioni esime da Rn in R, quindi dx con i è l'applicazione lineare da Rn in R definita in questo modo: dx con i applicato un vettore V è uguale a V. Quindi l'elemento, diciamo lo spazio dell'applicazione lineare da Rn in R si chiama duale di Rn. Tutta questa parte, diciamo, è importante da un punto di vista teorico, un po' meno dal punto di vista pratico, perché poi tutto quello che ci interessa è sapere come la forma differenziale si va a integrare in una forma. Ok, quindi l'insieme uguale di Rn o Rn o l'apice o con l'asterisco è l'insieme del L da Rn in R. E questo qua non è altro che lo spazio generato da dx con 1 e dx con n. Il duale di Rn non è altro che generato esattamente dalle proiezioni, dalla prima proiezione, la seconda proiezione, la terza proiezione, cioè. Quindi questa qua che cos'è una forma differenziale? Una forma differenziale non è altro che un'applicazione, vedete, voi avete x che sta in A e qua non avete altro che un elemento che sta nel duale di Rn. Una forma differenziale è un'applicazione da A nel duale di Rn. Questo se vogliamo essere precisi come teoria. Gli agoni di X si chiamano coefficienti della forma. Sono delle semplici funzioni, okay, che devono essere almeno continue. Poi se sono di classe C1, C2, C3, Ck, diremo che la forma è di classe C1, C2, C3, Ck. Una forma differenziale è almeno C0, nel senso che i due coefficienti sono almeno continue. Adesso qua è il punto fondamentale. Io ho una curva affine da A, B a valori sul suo sostegno G, cioè phi di A, B, che deve essere contenuto dentro A, cioè il sostegno deve stare nel dominio di omega. Allora, definizione, che cosa, come si fa, come si definisce l'integrale di omega lungo phi? Questo è uguale per definizione a prima di dare la definizione
voglio scrivere phi come somma per i che va da 1 a n di agoni di x e x con i, e questo è uguale per definizione alla somma per i che va da 1 a n. La somma, siccome l'integrale lineare si può mettere, si è detto che è fuori, l'integrale si va a fare tra a e b. Dovete immaginare qui come se voi andaste a fare la sostituzione x uguale fi di t. Allora, se x è uguale a fi di t, t dove deve variare? Tra a e b. Quindi qua ci devo scrivere a con i di x, cioè fi di t, x con i chi è? X con i è la componente iesima di x, cioè fi con i di t. Ma se io scrivo dx con i, se noi moltiplichiamo e dividiamo per dt dal punto di vista diciamo formale, che cosa otteniamo? Otteniamo la derivata di fi con i rispetto a t calcolata in t in t. E questo è quello che ci dobbiamo mettere. In realtà non c'è nulla da capire, questa è una definizione, però come vedete la notazione è fatta in maniera tale che uno non si possa sbagliare. X è uguale a fi di t, x con i è fi con i di t, e qua dx con i che significa? La derivata di fi con i rispetto a t. Vi ricordo che questa qua c'è una variabile t e n funzioni coordinate, quindi a con i di fi di t, perché ci sono n coefficienti della forma, fi di t è un vettore, sta in A, e poi abbiamo la derivata della componente iesima di fi con i, la componente iesima di fi che è fi con i in dt, in dt. Questa è la definizione. Ok? È semplicissimo. Uno basta che si ricorda come ho scritto la forma e fa la sostituzione x uguale fi. Non si può sbagliare. Fatelo due o tre volte. Ok? Oh, perché ci interessano le forme differenziali? Vi ricordate che andiamo a vedere un paio di proposizioni riguardanti gli integrali. L'integrale cubilineo di una forma differenziale si chiama anche integrale cubilineo di seconda specie. Okay. Allora, se vi ricordate, abbiamo visto che gli integrali cubilinei di prima specie, quando passo da una curva a una curva equivalente, che succede? Che l'integrale è sempre lo stesso, non cambia. Andiamo a vedere cosa succede per gli integrali cubilinei di seconda specie. Quindi abbiamo le nostre due curve equivalenti, quindi abbiamo φ da a b a valori fi di a b, poi abbiamo psi da cd in psi cd, che però deve essere lo stesso sostegno, perché poi abbiamo esiste gamma di fiomorfismo tra a b e cd tale che fi di t uguale psi di gamma di t. Guardate, questo vuol dire uguale. Questo qua è contenuto in A. Poi abbiamo la nostra forma differenziale omega di x uguale somma se i che va da 1 a n di a con i di x in dx con i. Andiamo a integrare omega lungo psi e andiamo a vedere che succede. Allora, questo non è altro per definizione la somma che va da 1
AN dell'integrale tra C e D di A con I di C di R D con I di R inter questa è la definizione. Ho usato la lettera R invece di usare la lettera D. Perché? Perché adesso voglio fare la sostituzione R uguale gamma di R. Allora, se vado a fare questa sostituzione, cosa mi viene? E qua mi viene somma per I che va da 1 a N dell'integrale tra gamma meno 1 di C gamma meno 1 di D. Stavolta uso la formula con gamma meno 1, non con... E poi qua c'è ciò con I di C di gamma di D, che vi ricordate è uguale a con I di più di D. Perché? Perché C di gamma di D è uguale a fi. Per D si con I inter calcolato in gamma di T per gamma primo di T. Ma questo qua non è altro che D si con I in D T calcolato in T. Perché fi con I non è altro che si con I composto da. Quindi per la regola di derivazione della funzione composta. Oh, qual è il problema? Quindi più o meno viene la stessa cosa. Attenzione, esattamente più o meno. Nel senso che qua mi viene A, B, non è detto. Se gamma è crescente qua mi viene A e qua mi viene B. Ma se gamma è decrescente qua mi viene B e qua mi viene A. Quindi questo qui è uguale o a più o a meno integrale di ogni lungo fi, in dipendenza dal fatto. Cioè non viene come prima che non cambia, qua può cambiare, ma eventualmente può cambiare solo il segno. Non è che cambia l'integrale, il valore dell'integrale rimane sempre quello, può cambiare però il segno. Se le due curve sono equivalenti, quindi questo a cosa ci porta? A una nuova definizione. Le due curve equivalenti si chiameranno equiverse se gamma è crescente e diverso opposto se gamma è decrescente. Cioè praticamente che succede? Quando gamma è crescente vuol dire che le due curve percorrevano il stesso segno partendo dallo stesso punto e arrivando allo stesso punto. Se le curve sono diverso opposto, che succede? Succede che percorrono lo stesso sostegno, ma in quel caso una curva parte dal punto, che ne so, P arriva a Q e l'altra curva parte da Q e arriva a Q. Quindi a questo punto cosa succede? Se vi ricordate, quando noi parlavamo di integrale continua di prima specie e specificavamo per esempio la frontiera di un insieme, non andavamo a specificare la curva, perché si intendeva che l'integrale veniva fatto su qualunque curva regolare a tratti che aveva per sostegno la frontiera di quell'insieme e che fosse semplice, cioè che percorreva la frontiera di quell'insieme una volta. In questo caso, per l'integrale continua di seconda specie va bene quasi ugualmente, ma quasi ugualmente, nel senso che se io adesso vado a fare l'integrale di una forma differenziale lungo la frontiera di un insieme, devo specificare se la frontiera di un insieme viene percorsa in senso orario, qua è antiorario per voi, oppure orario. Perché? Perché in quel caso cambia il segno dell'integrale. Quindi mentre nell'integrale continua di prima specie, quando specifico la frontiera di un insieme, non c'è bisogno di specificare altro, perché si intende che quell'insieme è il sostegno di una curva regolare a tratti semplice, e qualunque sia la curva regolare a tratti semplice praticamente sono equivalenti, quindi hanno l'integrale viene lo stesso. Nel caso dell'integrale di seconda specie bisogna anche specificare il verso di percorrenza. Noi chiameremo verso di percorrenza positivo quello per voi antiorario, guardando la maglia N2, e invece chiameremo verso di percorrenza negativo quello.
Chiaro? Ok. Allora, poi dobbiamo fare un'altra osservazione. Una forma differenziale omega si dice esatta se solo se per definizione esiste una funzione f appartenente a C1 di A tale che omega di x è uguale a somma per i che va da 1 a n f in dx con i x dx. Questo è quello che si chiama poi anche differenziale. Allora, guarda che una forma differenziale è esatta, la forma è di classe C0, quindi i suoi coefficienti devono essere continui. Quindi noi vogliamo in questo caso che i coefficienti siano le derivate, tutte le derivate parziali della f nella stessa f. Può capitare, certo, può capitare. Se capita, diciamo che omega è esatta. Questa forma differenziale qua, chi è? Questa forma di qua, differenziale qua, in questo caso si chiama il differenziale della funzione f. Perché si chiama il differenziale della funzione f? Perché se noi fissiamo x con 0, fissando x con 0, questo che cos'è? Non è esattamente il differenziale di f in x con 0, cioè se vi ricordate il gradiente di f in x con 0 è il vettore della derivata parziale. Qua che cos'è? È diciamo, l'applicazione lineare che è data dalla combinazione lineare con quei coefficienti lì delle proiezioni esi, cioè esattamente quello che abbiamo chiamato il differenziale di f nel punto x con 0. Quindi se io fisso x con 0, questo è il differenziale di f in x con 0. Siccome questo vale per ogni x, questa è il differenziale di f nel senso che il differenziale di f è una forma differenziale, cioè in ogni punto è un'applicazione il differenziale di f in x è un'applicazione lineare definita a partire da f nel punto x, che è quella che ci viene dalla definizione che abbiamo dato un mesetto fa. Chiaro? Ok. Comunque, questo, diciamo, dal punto di vista teorico, non mi andate a incartare su cose che tutto sommato sono semplici. Noi diciamo che la forma differenziale è esatta quando i suoi coefficienti sono le derivate parziali. Quello che mi interessa è operativamente questo che proprietà mi dà quando vado a fare gli integrali. Allora, che cosa succede? Supponiamo che io vado a fare, io ho una curva phi che va da A a B a valori in A, phi di AB, che è il suo sostegno, che è il valore di A. Quindi adesso io vado a fare, cancello un po' qua, come prima vado a fare l'integrale lungo phi, però stavolta invece di metterci una forma differenziale qualunque ce ne metto un esatto. Ok? Andiamo a vedere che succede. Questo non è altro che la somma per i che va da 1 a n dell'integrale tra e di f in dx con i calcolato in phi di t per d con i di t derivato rispetto a t qual è il punto t. Ma questo qua non è altro che la derivata di f composto phi derivata con tutta la somma,
tutta questa somma. Perché? Se vi ricordate, qua dobbiamo usare lo jacobiano della funzione composta. Allora, phi andava da R in Rn, quindi lo jacobiano di phi che era? Era phi 1' di P, phi n' di P. Era un vettore coplon. Lo jacobiano di F chi è? F è un'applicazione da Rn in R, quindi lo jacobiano è il suo gradiente. Quindi qua ci viene F in dx coplon. Calcolato f in degli esponenti attuali. Allora, per la regola della jacobiana della funzione composta, come si fa lo jacobiano? La funzione composta però è una funzione da r in r, quindi questa va da r in r, poi l'altra riporta in r, quindi alla fine lo jacobiano della funzione composta è una derivata, perché la funzione complessivamente va da r in r, però i due jacobiani invece sono un vettore verticale e un vettore orizzontale. Lo jacobiano della funzione composta l'abbiamo fatto in generale. In questo caso come si fa? Quindi quella derivata come si fa? Si fa andando a fare il prodotto scalare di questi due vettori, cioè il prodotto di questi due jacobiani, come si faceva in generale. Quindi quando vado a fare il prodotto di questi due, cosa devo fare? Ovviamente lo jacobiano di questo lo devo calcolare infiniti, mentre lo jacobiano di questo lo devo calcolare infiniti. Quindi quando vado a fare il prodotto scalare, qua mi viene questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, che mi viene esattamente questo. Quindi questa somma qua è esattamente, non è altro che la derivata di f composto di phi. Ma cosa mi dice il teorema fondamentale del calcolo integrale? Che quando io integro una derivata tra a e b, il risultato non è altro che f di b meno a. Oh, e questo è un risultato piuttosto notevole, cioè se io integro una forma differenziale esatta, f rispetto alla forma differenziale si chiama primitiva della forma differenziale. Il risultato dipende dalla curva, in questo caso, e uno dice sì, però se sono equivalenti non cambia, cambia il segno. No, no, qua non dipende proprio dalla curva, cioè dipende solo da dove la curva parte e da dove la curva arriva. Cioè se la mia curva phi faceva così, partiva da questo punto P e arrivava in P, o se invece faceva così e da P arrivava in P, il risultato dell'integrale è lo stesso. Perché vedete che qua l'unica cosa che devo calcolare è il valore della primitiva nel punto di arrivo meno il valore della primitiva nel punto di partenza. Quindi le forme differenziali esatte sono speciali perché hanno questa proprietà. Quando io le vado a calcolare l'integrale di B di seconda specie di questo tipo di forma differenziale, il risultato dipende solo dal punto di partenza e dal punto di arrivo. Posso fare tutti i giri che mi piace, che mi pare e piace, però il risultato sarà, posso fare anche 7, girare 45 volte attorno a una circonferenza, però basta che parto qua, arrivo là, il risultato è la funzione, la primitiva nel punto di arrivo meno la primitiva nel punto di partenza. Cosa vi ricorda questo? Vuol dire un campo rotazionale. Ma quale campo di rotazione? Un campo conservativo. E chi è? Chi fa il ruolo del campo, diciamo, della primitiva nel campo conservativo? Il potenziale. Quando voi andate a integrare tramite la forma lavoro, no? Voi avete un'energia potenziale. Chi è la forma lavoro? Meno il gradiente del potenziale, che poi voi dovete integrare con l'integrale di seconda specie lungo un tragitto che vi porta da A. Se andate a fare il tipo di integrale come viene definito, alla fine è esattamente come l'integrale della differenziale meno il differenziale della energia potenziale lungo il integrale di seconda specie di quella forma differenziale. Cioè noi preferiamo, cioè matematici preferiamo chiamarlo forma differenziale invece che forma lavoro. Quindi là che è la forza che agisce. Però siccome la forza è legata a energia potenziale e quindi a un campo conservativo, l'integrale lungo ogni ciclo chiuso fa zero, mentre l'integrale da partendo da un punto arrivando a un altro punto dipende soltanto da dove è, che è esattamente la stessa cosa.
sono notazioni leggermente diverse, ma del tutto uguali. Ok? Va bene. Allora, detto questo, andiamo a vedere come si vanno a riscrivere le nostre formule di Gauss-Green nel caso allora, se vi ricordate, io avevo il mio insieme a bandiera T, qua T era questo qua, T era contenuto in A, T era l'insieme delle x, y, tali che la x era compresa tra A e T, e la x era compresa tra alfa di x e beta di x, dove alfa e beta erano di classe c con 1, e io dovevo fare l'integrale doppio esteso a t della derivata parziale di una funzione f rispetto a x, xy, in dx di x. Questo qua era uguale all'integrale esteso alla frontiera di t di f per n con 1, dove n con 1 era la prima componente della normale esterna, indesse integrale infinito di una specie, ma questo è anche uguale all'integrale esteso a dt più di f in dx. Allora, che cosa si intende? Allora, questo è un integrale infinito di seconda specie. Chi è omega? Dt più perché? Perché devo specificare, siccome è di seconda specie, se il percorso del mio integrale viene fatto inverso orario o antiorario. Dt più significa inverso antiorario. E chi è omega? Omega non è altro che, allora, come è fatta una forma differenziale in R2? A di xy dx più b di xy dy. Qua le variabili sono due, non sono n. Quindi qua è a di x, y, dx, dove questa è la proiezione sull'asse x, più b di x, y, dy. Non chiamiamolo a e b perché si confondono con questi, chiamiamoli l e a. Ok? Allora, nel nostro, se io scrivo integrale di f di y, chi intendo? Intendo 0 dx più f dy, questa è f dy. È chiaro a tutti? Cioè, questa forma differenziale ha due pezzi, ma in questo caso ce n'è un pezzo solo. Cioè, il pezzo lungo la prima componente fa 0 e il pezzo lungo la seconda proiezione dy fa f dy. F dy. F è una funzione C0, anzi C1 in realtà. È chiaro? Attenzione, che badate bene che tutta la notazione fatta sin qui è coerente con questa formula. Cioè, se vi ricordate, cosa abbiamo detto noi? Io ho un insieme T, la frontiera di T come si designa? Con D. Le derivate parziali come si fanno? D in D. Adesso, se andate a vedere, qua è come fosse una specie di semplificazione. Dx, dx, semplifica. Questo D passa qui. E rimane integrale su DT di F dx. Rimane da giustificare il più. Perché più? Perché siccome noi ordiniamo le variabili in ordine alfabetico, perché sempre prima la x e poi la y, no? Se non abbiamo altro, in realtà su questo tipo insieme a bandiera integreremo prima nella y e poi nella x, però quando andiamo a scrivere integrale scriviamo così in maniera naturale. Allora dx semplificano quelli vicino, e questo da un punto di vista mnemonico non è chiaro che non dimostra nulla, però vuol dire che non ho scambiato e quindi qua ci vanno. Ok?
Ok? La dimostrazione di questo fatto, perché questi sono uguali, che questi fossero uguali già l'avevamo visto. Se vi ricordate, questo integrale c'aveva 4 pezzi. Questo integrale basta semplicemente andare a sviluppare e vedere che i 4 pezzi sono esattamente gli stessi di prima. Questo lo facciamo dopo. Scriviamo prima la seconda forma. La seconda forma è integrale di f, quindi di x, di x, di y, no? Questo come integrale di prima specie era uguale a integrale di t di f di con 2 in s, questo l'abbiamo visto ieri. Se la volete scrivere come integrale di seconda specie, cosa avviene? Che è integrale di t meno, oppure se preferite meno integrale di t più di f di x. Cioè il segno dell'integrale, se lo faccio in senso antiorario, cambia, però qual è la forma differenziale da integrale? F di x più 0 di y. È chiaro? Anche qui è come se fosse una semplificazione, questo semplifico con questo, il di passa qui, però c'è meno, perché c'è meno? Perché ho semplificato la y con la y, ma non stanno vicino, quindi per portarla vicino devo scambiare. Quindi questo mi dà, è come se mi desse un segno meno, sempre da un punto di vista mnemonico. Ok? Allora, per giustificare queste ulteriori due uguaglianze rispetto a ieri, basta semplicemente sviluppare questi due integrali e vedere che sono uguali a quelli di ieri. Ok? Cominciamo col secondo, che è facile. Allora, se vi ricordate, le quattro parametrizzazioni che erano t alfa di t, erano t beta di t, questo era il primo tratto, questo era il terzo tratto, poi c'era t, scusate, bt e a, questo era il secondo tratto, questo era il tratto. Qui t era compreso tra a e b, qui t era compreso tra alfa di b e beta di b, e qua t era compreso tra alfa di a e beta di a. Non lo sto a scrivere perché, diciamo, andiamo a scrivere l'integrale su dt più di f in dx. Anzi, facciamo prima quello di f in dx, allora integrale su dt meno di f in dx, cioè questo secondo integrale. Allora cominciamo col primo tratto, devo fare l'integrale tra a e b di f di t alfa di t per dx, ma dx significa la derivata della prima componente rispetto a t. La prima componente della parametrizzazione è t, la derivata di t rispetto a t fa 1, e quindi c'è dx. Però attenzione, quando io parametrizzo questo tratto, la parametrizzazione come lo sta percorrendo? Inverso. Parto da qua e arrivo qua, cioè sto percorrendo in mezzo anti, invece io lo devo percorrere mezzo là, oppure ci devo cambiare segno, quindi questo qua ci devo dire. Per lo stesso motivo qui avrò più integrale da a e b, tra a e b, di f di beta di b. E poi ci sono gli altri due pezzi. Ma qua la x, cioè la prima componente, com'è? Q? Cioè dx è? Gli altri due pezzi. Non ci sta. Fine. Se vi ricordate, quando andavamo a fare la seconda formula, che abbiamo dimostrato per prima, in realtà, qua mi veniva l'integrale tra a e b, l'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x, y, quindi di y, con di x, e qua mi viene altro che f di x beta di x meno f di x alfa di x. Chiamatelo? Vedete che funziona perfettamente. Ok? Allora andiamo a vedere similmente quanto vale
quanto vale andiamo a vedere quanto vale l'integrale su dt più di f in dy. E beh, stavolta mi viene. Cominciamo col primo pezzo. Integrale tra a e b di f di t alfa di t alfa primo di t in dy. E qua lo dico. F di f di t dy, la seconda componente, devo fare la derivata della seconda componente, quindi alfa primo di t dy f dy in dy. Poi c'è meno integrale tra a e b di f di t beta di t beta prima di t. Quindi, perché qua più e qua meno? Beh, esattamente per gli stessi motivi di prima, cioè qua viene pure f di t beta di t dy un'altra volta beta prima di t di t, però quelle due parametrizzazioni percorrono tutte e due da sinistra verso destra. Però da sinistra verso destra, sotto e verso antiorario, quindi mi va bene col più. Sopra e verso orario, siccome devo percorrere il verso antiorario, sì, il verso antiorario, qua ci devo mettere meno. Poi abbiamo più integrale tra alfa di b e beta di b di f di b di t su questo pezzo di t. Io sto percorrendo da un basso verso l'alto, quindi in verso antiorario, quindi questo me lo devo tenere con più, perché qua c'è dy, ma dy non è altro, dy è uguale a t, dy non è altro che dt. E l'ultimo è meno integrale tra alfa di a e beta di a e di a di t, perché sull'ultimo pezzo di parametrizzazione la parametrizzazione va da sotto a sopra, invece io devo andare da sopra a sotto in verso antiorario e quindi devo cambiare sede. Quindi, come vedete, se vi ricordate, questo esattamente sono i quattro pezzi che venivano dietro. Ok? Quindi, però adesso abbiamo il quadro completo, abbiamo qui fatevi cancellare se non mi serve più. Lasciamo le formule di Gauss e la loro purezza, abbiamo queste formule che ci trasformano se la funzione integranda dell'integrale doppio è una derivata parziale. Queste formule non fanno altro che trasformare un integrale su t della nostra derivata in un integrale lungo la frontiera della funzione non derivata, e però poi a seconda della derivata e a seconda del tipo di integrale prima o seconda specie, qua ci devo mettere ni 1 ni 2, oppure qua ci devo mettere la funzione dell'integrale di y, chiaro? E poi ci devo mettere 2. Questo è il punto di Gauss. Adesso possiamo fare, abbiamo una decina di minuti prima della pausa, poi facciamo altri esercizi, però possiamo andare a fare un bel esercizio. Vediamo se ce la facciamo in 10 minuti. Allora, cominciamo a vedere che cos'è la ciclotide. Allora, io ho il mio asse reale, comincio qua, e prendo un bel cerchio di raggio R, chiamo R grande. Ora faccio rotolare questo cerchio
quando faccio rotolare questo cerchio vado a descrivere il movimento allora, qua immaginate che ci sia il tappino della bicicletta. Quando la ruota della bicicletta rotola senza strisciare sulla, questo tappino si muove. Allora questo tappino descrive una curva che più o meno ha questo aspetto. Ok? Allora, questa curva delimita questa parte del piano. Allora io voglio sapere la lunghezza della curva e l'area delimitata. Allora questo è un problema che interessò già Galileo allora cominciamo a vedere la lunghezza della curva quanto può essere ovviamente dobbiamo trovare la parametrizzazione della curva, l'obiettivo è quello, perché se non troviamo la parametrizzazione siamo in braghe di dire. Però già per non saperne leggere né scrivere io avrei una stima della lunghezza della curva. Ok? Allora, la curva deve essere più lunga di 2πr. Perché? Perché qualunque curva congiunga due punti è più lunga del segmento che viene. Siccome quello là è lungo 2πr, perché la curva, diciamo, la circonferenza rotola senza strisciare. Oh. Poi però se io faccio così, secondo voi chi è più lungo? Questo o questo? Questo qua. Quindi la curva deve avere una lunghezza che è compresa tra 2πr e 2π più 4r, questi sono 2r, quindi tra 6r e 10r, 2π 6,28, fa 6,28r, 10,28r circa. Chiaro? Oh, vedremo che in realtà questa curva è lunga esattamente 8r. Anche come area, secondo voi, quanto deve essere grande quest'area? Beh, peggio che peggio, io ho 2π per 2, 2π per 2r, sicuramente è minore di 4π uguale. Vedremo che l'area è esattamente 3π uguale. Cioè quest'area qua è i 3/4 dell'area di questo. Ok? Oh, in ciò noi riusciremo a fare meglio di Galileo. Perché Galileo disse che scrisse che l'area non era esattamente 3π/4, benché la differenza non sia molta. Come facevano? Pigliavano la cosa, facevano girare, poi tagliavano, poi allora la carta costava, quindi cercavano di avere un materiale omogeneo, cioè disegnavano la ciclone, tagliavano, mettevano sulla bilancia, mettevano la cerchia dall'altra parte, vedevano se tre cerchi e quelli. Allora, facendo più esperimenti sembrava che, non mi ricordo se era un po' di più o un po' di meno, però insomma la bilancia prendeva sempre da una parte e allora avevamo fatto il conto che la ciclone, diciamo, l'area di sotto la cicloide non era 3π/4, quindi c'era 3π/4. Ok? Allora, però per fare questo dobbiamo trovare la parametrizzazione. Allora, per capire come si fa questa parametrizzazione, io faccio un piccolo ingrandimento. Faccio un cerchio un po' più grande. Allora,
Allora, cominciamo con il cerchio nella posizione iniziale. Poi supponiamo che il cerchio lo sposto di un po'. Ok, quindi il centro si è spostato qua, vedete? Il centro da qua è passato qua. Allora, che è successo? Che nella mia ruota un punto che stava qua, mano a mano che questa ruota si va a rotolare senza strisciare, è andata a finire qua. Questa lunghezza deve essere qua, questa, ovvero questa lunghezza più o meno saremo così, cioè il punto che prima stava sul in questa posizione qua, il punto che stava a contatto del terreno nell'origine, è mano a mano si è alzato e si è spostato leggermente verso questo. Come facciamo a capire quali sono le nuove coordinate di questo punto? Allora, dobbiamo prendere in esame questo angolo teta. Per quale motivo? Perché questo angolo teta mi dice qual è la lunghezza di questo segmento qua, cioè da qui, scusate, di questo arco sulla circonferenza qua. Quanto è la lunghezza di teta di questo arco? È esattamente R per teta. Okay? Ok, allora questo punto qua quant'è? Se la, il rotolamento è avvenuto senza strisciamento, la lunghezza che è stata percorsa sull'arco deve essere uguale alla lunghezza che è stata percorsa per terra, che quello rotola senza strisciare, quindi qua stiamo a R. Ok? Oh. Però chi sono questi due segmenti? Chi sono, quanto sono lunghi questi due segmenti? Questo qua è lungo R coseno di teta. Quest'altro è lungo R coseno di teta. Allora, per trovare le coordinate di questo punto qua, ha due coordinate che chiamiamo x di teta e y di teta. Queste sono le coordinate della mia phi. Allora, come sono fatte queste x di teta e y di teta? Chi è x di teta? E per trovare la x io devo andare qua e tornare indietro di questa. Cioè devo fare r per teta meno coseno di teta. Meno seno di teta. Questo è R teta, questo è R seno di teta, faccio la differenza e trovo questo qua. Viceversa, per quanto riguarda la Y di teta, la Y di teta è tutta questa altezza qua meno questo qua, quindi devo fare R per 1 meno coseno di teta. Che tutta questa altezza qua è R, questo pezzo qua è R coseno di teta, faccio la differenza di R per 1 meno coseno di teta. Ok? Quindi questo è phi di teta. Phi di teta uguale a questo uguale a questo. Questa è la mia parametrizzazione. Allora vediamo se funziona. Allora, se teta è uguale a 0, le coordinate quanto mi vengono? Teta seno di teta fa 0, coseno di teta fa 1, allora mi vengono 0, 0. E infatti, nella posizione iniziale sto nello 1. Quando arrivo qua, secondo voi teta quant'è? Y, perché io ho fatto, diciamo, il tappino adesso sta
al massimo posizione in alto, quindi ho fatto mezzo giro. Allora, se teta è uguale a pi greco, quando mi viene là? Viene r pi greco e torna, perché seno di pi greco fa 0, invece teta fa pi greco, e poi mi viene 1 meno coseno di pi greco che fa meno 1, 1 meno meno 1 fa 2, e infatti qua mi viene 2r. Questo qua è r pi greco 2r. Ovviamente se andate a 2π greco, tornate un'altra volta, diciamo viene r per 2π greco, e così funziona anche le posizioni. E quindi, come vedete, la nostra parametrizzazione, la nostra curva è coerente con quello. Vediamo. Allora, a questo punto, cosa vogliamo fare? Come si fa la lunghezza della curva? Per calcolare la lunghezza della curva, la prima cosa che devo fare è calcolare il delfino. Chi è il delfino? La R la metto in evidenza, poi devo derivare rispetto a T, delfino di T. Quando viene la derivata sotto? 1 meno coseno di teta più seno di teta. Chi è la norma di defi? Qua R sta in evidenza, rimane in evidenza, per la radice di, che fa il quadrato di questo più il quadrato di questo. Allora, quando faccio il quadrato di questo viene 1 più cos quadro più sen quadro che fa 2, e poi ci viene il doppio prodotto qua che è meno 2 cos. Qua se ci fate caso, allora cos teta è uguale a cos quadro di teta mezzi meno sen quadro di teta mezzi. Qua mi viene R per radice, viene 4 sen quadro di teta mezzi. Quindi viene 2 R seno di teta mezzi. Dice, ma ci dovresti mettere il valore assoluto? No, il valore assoluto non ci va, non è necessario, perché teta varia tra 0 e 2π greco, quindi teta mezzi varia tra 0 e π greco, tra 0 e π greco il seno è sempre così, così. Allora, come si fa la nostra lunghezza? La lunghezza della nostra cicloide, L di φ, devo fare l'integrale tra 0 e 2π greco, R per 2 seno teta mezzi in teta. Allora cosa devo fare? Devo porre teta mezzi uguale t, quindi qua mi viene r integrale da 0 e pi greco, qua ho 2 seno di t, ma teta uguale 2t, quindi teta uguale 2 del t, 2 per 2 fa 4, porto fuori 4r. Ma l'integrale del seno tra 0 e pi greco fa 2, l'integrale del seno fa meno coseno, valore di pi greco meno valore di 0 viene 2, e quindi 2 per 4 è fa 8. Quindi abbiamo verificato che la lunghezza della nostra cicloide fa esattamente 8. Ok? Benissimo. Adesso, se vogliamo fare l'area di questo insieme lo chiamiamo T. Allora, che cos'è l'area di questo insieme? L'area di questo insieme è la misura due dimensionale di T, cioè l'integrale esteso a T di
1 in dx dx. Ma questo qua lo posso scrivere come l'integrale esteso. Allora, 1 chi è? Lo posso scrivere come la derivata di x rispetto a x. Se faccio la derivata di x rispetto a x, no. Allora, questo lo posso scrivere come integrale di t più x in dx. Oh, però attenzione che non mi basta per fare l'integrale sulla frontiera di t, per fare questa integrale mi serve la parametrizzazione che abbiamo visto prima, ma mi serve anche la parametrizzazione di questo segmento, perché la frontiera di t c'ha due pezzi, uno è quello descritto dalla ciclopia e l'altro è il segmento di base. Come si descrive il segmento di base? Il segmento di base si parametrizza con t0, anzi allora questo sarebbe la x e questo sarebbe la y, ma quando andiamo a fare l'integrale di x in dy, la x è t, però dy fa, se la y è 0, dy fa 0, quindi questa integrale lungo questo pezzo è come se non ci fosse. Quindi questa integrale come si può scrivere? Lo scriviamo qua. Devo fare l'integrale tra 0 e 2π greco. Perché? Perché vado a prendere quella parametrizzazione là. Poi ci devo mettere r, poi ci devo mettere x, cioè θ meno sin θ, per dy. Dy, la derivata di y rispetto a θ, che è r, quindi c'è un altro r, mi viene r quadro. E poi mi viene sin teta di x, r seno di teta, sta scritto su. Oh, però in realtà devo cambiare segno. Per quale motivo devo cambiare segno? Perché la mia parametrizzazione percorreva la frontiera di t come? In senso orario. Invece io la devo andare, la vado trovando per forza in senso antiorario. Quindi qua e poi devo integrare tutto in teta, quindi ho un r quadro in evidenza, poi devo fare l'integrale tra 0 e 2 pi greco del sin quadro di teta in teta, che qua è cambiato di segno, meno l'integrale tra 0 e 2 pi greco di teta seno di teta in teta. Ok, quindi questo già lo so quanto fa pi greco. Per quale motivo? Tra 0 e 2 pi greco, faccio l'integrale di sin quadro, faccio l'integrale di cosin quadro, vengono uguali. Ma siccome la somma fa l'integrale di 1, che tra 0 e 2 pi greco fa 2 pi greco, la metà di 2 pi greco fa. Quindi cosa mi rimane da fare? Lo faccio qua. Mi rimane da andare a calcolare cosa sto dicendo? Sto dicendo che l'integrale tra 0 e 2 pi greco del sin quadro di teta è uguale a 1/2 integrale tra 0 e 2 pi greco sin quadro di teta tutto sin quadro di teta, ma questo qua 1 2 pi greco tanto di qua. Ok? Questo è il primo. Andiamo invece a vedere quanto fa l'integrale tra 0 e 2 pi greco di teta per seno di teta. Allora questo lo devo fare per parti. Vedete? Qua devo fare la primitiva di, una primitiva di seno che è meno coseno, quindi meno teta coseno di teta, valutato tra 0 e il primo di greco. Poi qua devo fare più integrale tra 0 e il primo di greco di coseno di teta. Qua ho fatto la primitiva e poi ho fatto la derivata di teta che fa 1, poi ho cambiato lo scritto. Ora questa integrale qua non c'è perché fa 0, l'integrale del coseno superiore fa 0,
il salto qui quanto vale? In 0 vale 0, in 2 pi greco 0 vale 0 perché c'è il greco, in 2 pi greco, cos'è 2 pi greco fa 1, 2 pi greco fa 2 pi greco, quindi questo integrale fa meno 2. Quindi qua mi viene uguale a r quadro per pi greco più 2 pi greco, totale 3 pi greco. Quindi abbiamo scoperto che la lunghezza della cicloide vale 8 volte la lunghezza del raggio, mentre l'area delimitata dalla cicloide vale 3 volte l'area del cerchio che la circonda. Ok? E questo è un esempio O. Dove sta? Vabbè, ci abbiamo messo un po' più di 10 minuti, sono l'una 10, però si poteva fare con l'integrale veramente doppio. Per farlo con l'integrale doppio io devo conoscere la funzione y in funzione di x, oppure giro l'insieme, lo faccio a effetti orizzontali, la x, o la y di x o la x di y. Ok? È possibile farlo? Allora, come si può fare? Per trovare la relazione che c'è tra x e y, o bisogna invertire una di queste due funzioni, o bisogna fare delle operazioni algebriche per eliminare t e trovare una relazione tra x e y. La cosa più facile qui è di chiamare teta da qua. Per dire, teta chi è? Y su r meno 1, poi cambio segno, quindi 1 meno y su r, e poi devo fare l'arco cosegno e teta. Poi qua lo vado a sostituire, quindi qua mi viene r per l'arco coseno di 1 meno y su r, insomma è un macello. Quindi poi andare a integrare quella funzione non è affatto banale, ok? Però non solo, ma io dovrei fare, per fare questo integrale di x, lo dovrei fare prima l'integrale in de x. Per quale motivo? Perché io riesco a esprimere x in funzione di y, ma se provate a esprimere y in funzione di x non ci riuscite. Perché? Per quale motivo? Perché in quel caso devo andare a invertire la funzione in teta, teta meno sin teta. Ok? È ben più complicato. Probabilmente non è possibile per mezzo di funzioni elementari. Chiaro? Quindi uno dice vabbè, e allora non lo calcolo. No, invece si può calcolare facilmente perché abbiamo quella forma. Adesso come vi potreste, diciamo, divertire? Noi, se vi ricordate, abbiamo quest'area, l'abbiamo calcolata così, però potevamo calcolarla anche così. O no? Perché se io faccio quella 1, lo posso vedere anche come la derivata di y rispetto a y. E allora, se devo calcolare l'area sull'insieme t, posso anche andare a fare integrare sulla frontiera di t di y e di x, col meno, perché diciamo ho applicato l'altra forma di calcolo. Adesso voi vi potete divertire a rifare con l'altro integrale e deve venire la stessa cosa. Quando vado a fare l'altro integrale, sul pezzo di sotto comunque viene 0 perché la y è 0, quindi in quel caso dx fa dt, ma la y è 0, quindi non c'è. E poi sempre sul pezzo di sopra, stavolta non dovete cambiare segno perché la perderete giustamente in senso orario, dovete invece di mettere x in dy, dovete mettere la y, quindi andate a prendere la parametrizzazione di sotto, r per 1 meno cos theta, per dx, ma chi è? Dx è r per 1 meno cos theta, quindi viene r quadro per 1 meno cos theta al quadrato. Allora andate a fare l'integrale e quando vi viene 1 più cos quadro delta meno 2 cos delta. Quando andate a fare l'integrale di 1 viene 2 pi greco, più cos quadro delta viene pi greco, viene 3 pi greco, meno 2 cos delta sul periodo integrato fa 0, quindi viene 3 pi greco e vedete che è la stessa.
e l'integrale è diversa, ma ovviamente deve dare lo stesso risultato. Ovviamente, quindi quando io devo andare a calcolare l'area dell'insieme, posso sempre ricondurmi a calcolare sulla frontiera dell'insieme uno di questi due integrali, o anche per esempio la semisomma di questi due. Perché se io faccio la semisomma di questi due, sempre l'area è. Perché sottolineo queste tre formule? Perché in molti casi può darsi che una delle tre formule sia più conveniente delle altre. Perché? Perché magari se lo faccio x in the y ci sono dei pezzi più facili, e se lo faccio x in the y ci sono dei pezzi più difficili, o viceversa. Oppure magari se faccio l'integrale di x in the y o faccio l'integrale di y in the x ci sono comunque dei pezzi complicati, però se magari faccio la semisomma, quei pezzi complicati magicamente magari si ridono. Ci sono dei casi in cui succede, quindi facendo la semisomma può funzionare. Quindi diciamo, quando si va a calcolare l'area di un insieme, se la frontiera dell'insieme ve la sapete esprimere come sostegno di una curva, è tutto là sta. Il fatto di sapere esprimere la frontiera dell'insieme bidimensionale come sostegno di una curva, saperla parametrizzare. Se la sapete parametrizzare, avete come ritorno che per calcolare l'area potete applicare le formule di Gauss-Green e quindi andarvi a calcolare uno di questi tre integrali. Ovviamente se ne sapete esprimere la parametrizzazione, potete anche calcolare poi la lunghezza, no? Quello l'avevamo fatto su. Più facile, ok? Quindi come vedete questi integrali non sono cose teoriche, ma funzionano proprio praticamente. La cicloide, se no come fate a calcolare l'area e la lunghezza? Così, diciamo, non ci sono grosse alternative. Vabbè, adesso ci fermiamoci qui un po'.